diventata una sorta di tutorial TV per noi quando ritroviamo Don Giovanni Benvenuto e il suo blog, la sua pagina, Comunicare il sorriso di Dio. È lì che andiamo, non vogliamo aspettare a proposito di attesa, è lunedì, poi lo ripeschiamo successivamente, andiamo a pescare un bel video, soprattutto significativo, che può esserci utile. Quello di oggi, Don Pasquale, parla di azione, se vogliamo, ecco un po', ci sta anche la missione. Tu riesci a trasmettere quello che hai nel cuore. Se sei negativo, ricevi negatività. È ovvio, Se sei è positivo, ovvio. ricevi positività. Dipende da come si vede il mondo, lo dicevamo la scorsa volta. C'era Sì, è vero. Ascoltiamo Don Giovanni, benvenuto. una volta un vecchio saggio seduto all'entrata di una città. Il vecchio saggio guardava la gente che passava, andare, venire. A un tratto si fermò un giovane e gli chiese: "Come sono gli abitanti di questa città?" Il vecchio saggio gli rispose: "Com'erano gli abitanti della città da cui provieni?" E il giovane gli disse: "Erano tutti cattivi, egoisti, ognuno pensava a se stesso." "Guarda," gli disse il vecchio saggio, "gli abitanti di questa città sono esattamente allo stesso modo." Poco dopo un altro giovane arrivò e chiese al vecchio: "Come sono gli abitanti di questo paese? Provengo da un'altra città, vorrei sapere se vale la pena fermarsi qui." "Come sono gli abitanti della città da cui provieni?" "Ah, erano tutte persone allegre, simpatiche, disponibili. Se avevi una necessità, si davano subito da fare per aiutarti." Il vecchio gli rispose: "Anche in questa città sono così, fermati e non te ne pentirai." Un mercante era fermo lì già da qualche tempo e aveva seguito tutta la conversazione, per cui, dopo che anche il secondo giovane se n'era andato, andò dal saggio e gli disse: "Ma come hai potuto dire cose diverse della stessa città a due persone diverse?" "Figlio mio," rispose il saggio, "ciascuno porta nel cuore ciò che è. Chi non ha trovato niente di buono in passato, difficilmente potrà trovare qualcosa di buono adesso. Al contrario, chi ha visto il bene in passato, chi ha incontrato amici leali e sinceri, è molto probabile che anche adesso possa trovarli. Perché vedi, ogni essere umano è portato a vedere negli altri ciò che ha nel suo cuore." Morale della favola: dove vado, vado. È sempre me stesso che porto. Che rapporti hai con le altre persone? Pensare che dipenda da come sono gli altri, beh, è un po' un'illusione, a volte anche un po' una scusa, perché tanto dipende da te. Se sei aperto e positivo, facilmente avrai con gli altri relazioni aperte e positive. Se sei sempre diffidente, pauroso, che cosa mai potrai aspettarti dagli altri? "Ah, sapessi, mi hanno appena cambiato d'ufficio, sono così felice adesso, finalmente. Tutti i miei colleghi sono simpatici, aperti, disponibili, non come nell'altro ufficio dove facevo una vita terribile." Passa qualche settimana, incontro questa persona che mi dice: "Oh, sapessi," mi dice tutta sconsolata, "mi ero proprio sbagliata. Ho trovato anche lì persone invidiose, arriviste, persone con le quali è impossibile avere un dialogo sincero." Ma avrete intuito qual era il vero problema. Era che lui era sempre lui e ciò che era si portava dietro. Certo, non tutte le persone sono uguali, indubbiamente, ma l'atteggiamento che gli altri hanno nei tuoi confronti è in parte può anche essere uno specchio di ciò che tu sei, di ciò che tu porti agli altri. Perché in fondo è più facile pensare "è colpa degli altri" piuttosto che pensare "è una mia responsabilità". Come dice Gesù: "Date e vi sarà dato, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio." Quali sono i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti nei riguardi degli altri? Che cosa comunicano di conseguenza le tue parole, i tuoi atteggiamenti quando ti avvicini a loro? Ora capisco meglio anche quella frase un po' misteriosa del Vangelo di Matteo: "A chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha." Parole Hai, forti. eh sì, ti fanno riflettere.
Anche se io su qualcosa non sono molto d'accordo, poi magari fissiamo un incontro, Don Giovanni, lo dico a te, perché forse sono un caso da studiare e forse chissà qualcuno che era in ascolto si è ritrovato. Don Pasquale, è vero, no? Sorridi, ricevi un sorriso, sei arrabbiato, adirato, non ricevi niente di positivo. È vero, quello che... In quello che diceva Don Giovanni c'è un grande fondo di verità che lui poi ha collegato con una frase del Vangelo: a chi ha sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà anche tolto quello che crede di avere. Quindi spesso noi a volte vorremmo avere dentro di noi sempre sentimenti positivi, di gioia, di benevolenza, ma a volte non ce la facciamo. L'importante è dare al mondo quello che si ha. Se uno è arrabbiato, ci sono i momenti, questi momenti no, e quindi è anche giusto che il mondo senta da parte nostra, percepisca da parte nostra questa verità del nostro essere, che non possiamo avere sempre uno standard elevatissimo, perché ci sarà sempre delle nostre giornate qualcosa che lo farà cadere, che lo farà traballare. Allora, che cosa si aspettano da noi le persone? Si aspettano che noi siamo quello che siamo, quello che diceva Don Giovanni. Noi portiamo avanti in ogni luogo che visitiamo le nostre stesse persone, con le nostre attese, con le nostre passioni, con i nostri atteggiamenti. Non possiamo dare agli altri quello che non abbiamo noi. È ovvio che quando ci sentiamo scarichi ci fermiamo e in qualche modo ci ricarichiamo. Ognuno ha il suo modo per ricaricarsi positivamente, energicamente. L'importante è accorgersi sempre di queste defaillance, fare un po' un piccolo esame di coscienza e ripartire meglio di prima. Quindi siamo noi che portiamo l'aria giusta da respirare in un luogo di lavoro, in un ambiente allargato, può essere anche una scuola per esempio. La facciamo noi l'aria giusta, non esiste l'aria giusta in astratto. L'aria giusta la facciamo noi. Qualche consiglio utile si può reperire, oltre che da questi video che ormai girano in rete, come quello di Don Giovanni Benvenuto, Comunicare il sorriso di Dio, nella Sacra Scrittura, per esempio, se penso al Libro dei Proverbi, ogni tanto ci sono queste frasi che ti indicano l'atteggiamento giusto per affrontare la vita. La sapienza degli antichi, a cui dobbiamo attingere. Anche Gesù nel Vangelo lo dice, che ogni buon scriba attinge dal suo tesoro cose antiche e cose nuove, le cose nuove dalla propria esperienza, le cose antiche dalla tradizione che gli viene consegnata. E quale miglior tradizione abbiamo noi cristiani se non la Scrittura, se non la parola di Dio, che per noi diventa un fuoco da accendere per poi consegnarla a qualche altro che ne ha bisogno. Ecco, su questa scia vi lasciamo qualche istante e la riprendiamo, perché si parlerà di missioni.